Daisy. E io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Dell'equilibrio. Amici miei, che bello che siete qui! Guardate! Come vedete, qualcuno ha messo tutte queste cose una sopra l'altra. Anche queste! Oh, traballa tutto! Sembra che qualcuno provi a tenere in equilibrio tutte le cose in modo da non farle cadere. Ah! Ma traballano troppo! Chi ha provato a mettere in equilibrio le nostre cose? C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella bozzona! La bozzona! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozzona. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate. Il mago sta per arrivare. Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Che cosa mi dite? In realtà, mago, speravamo che potessi dirci tu chi è non stato ditemelo, a... Non ditemelo! Qualcuno ha cercato di mettere in equilibrio le cose! Ma come fa a saperlo? Il mago sa tutto! Ma sai anche chi è stato a mettere tutto in equilibrio? Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Ah, lo immaginavo! È stata la creatura dell'equilibrio! La creatura dell'equilibrio? E che cosa? La creatura dell'equilibrio le cose in equilibrio in modo strano mette! È così che passa le giornate e mai smette! Per divertimento tutto in equilibrio metterà soltanto per vedere se ce la fa! Vuoi dire che la creatura dell'equilibrio proverà a mettere in equilibrio tutte le cose di tutto il mondo? Temo proprio di Sibo! Ma così le cose verranno ammucchiate e traballeranno! C'è soltanto una cosa da fare! Troveremo la creatura dell'equilibrio e le impediremo di cercare di mettere in equilibrio tutte le cose del mondo! Per trovare la creatura dell'equilibrio dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! La creatura dell'equilibrio!
Trovate quelle tre porte e troverete la creatura dell'equilibrio! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Che cos'è? È un bufalo! In tenuta da ginnastica! Ehi, sarà divertente da vedere! È chiusa! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del bufalo! Finite! Bufalino equilibrio! Wow! Correzione! Bufali un po' traballanti! Non abbiamo tempo di guardare i loro esercizi di equilibrio! Dobbiamo entrare in azione! Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! È dall'altra parte della palestra! Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile! I bufali traballanti! Come facciamo a raggiungere la nostra porta con tutti questi bufali traballanti? Benvenuti sulle travi dell'equilibrio dei bufali! Questi bufali provano a stare in equilibrio sulle travi, ma per loro sarà molto difficile essere bravi. Continuano a cadere, perciò lontani dal pavimento dovrete stare. Per raggiungere la porta, piccoli passi prudenti sulle travi dovrete fare. Fare piccoli passi prudenti sulle travi dell'equilibrio per stare alla larga dei bufali. Ma come possiamo fare? Per fare piccoli passi prudenti sulle travi dell'equilibrio dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per fare passetti prudenti per attraversare le travi dell'equilibrio? Un canguro che salta? Un elefante dal passo pesante? Un pinguino che ondeggia? Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per fare passetti prudenti e attraversare le travi dell'equilibrio, dobbiamo ondeggiare, ondeggiare, ondeggiare come dei pinguini! Guardate come ondeggio!
Daisy ondeggia veramente bene. Diventiamo tutti dei pinguini che ondeggiano. Siete ancora nella vostra boozona? Super fantastico! Allora conto fino a tre. Poi ondeggiate con me. Uno, due, tre. Ondeggiate! Braccia lungo i fianchi. Gambe unite, andiamo! Fate piccoli passi da pinguino. Siamo come delle piume. Queste travi sono molto molto strette. Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Con piccoli passi da pinguino. Andiamo dritti come frecce. Se un bufalo comincia ad oscillare, giratevi dall'altra parte, questo dovete fare. Ondeggiate, pinguini! Oh oh! Mi serve più energia! Ondeggiate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Fate piccoli passi da pinguino! Non piegate le ginocchia! Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Ondeggiate con me! Continuate ad ondeggiare! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Che ondeggiare impetuoso, Daisy! Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Solo un altro pochino! Coraggio, amici, andiamo! La porta è qui vicino! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato le travi dell'equilibrio dei bufali! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un gatto! Su un monociclo! Deve essere un gatto che si esibisce in equilibrio! Che bello, voglio vederne uno! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del gatto in equilibrio! Andiamo! Da questa parte! Guardate, amici! Questo posto è meraviglioso! Però non vedo nessun gatti! Andiamo, Daisy! Non è il momento di guardare lo spettacolo! Dobbiamo entrare in azione! Per caso vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Non è molto lontana! Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile! Wow! Toglietevi di lì, per favore! Ma perché questi gatti in equilibrio non ci lasciano passare? Benvenuti nello spettacolo dei gattini in equilibrio! Questi gatti di esibirsi mai smetterebbero, ma rendere complicata la vostra missione potrebbero! I loro piatti cadrebbero a terra se qualcuno li dovesse interrompere, quindi muovetevi veloci accanto a loro se la vostra porta volete raggiungere! Muoverci veloci accanto allo spettacolo dei gattini in equilibrio? Ma come possiamo fare?
Per muovervi veloci accanto allo spettacolo dei gattini in equilibrio, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per muoverci veloci accanto all'esibizione dei gattini in equilibrio? Una scimmia che si arrampica? Un cavallo che galoppa? Un piccolo insetto che cammina? Un cavallo che galoppa? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per muoverci veloci accanto allo spettacolo dei gattini, dobbiamo galoppare, galoppare, galoppare come un cavallo! Guardate come galoppo! Galoppi benissimo, Daisy! Diventiamo tutti cavalli che galoppano! Siete nella vostra bozzana? Ok! Allora io conto fino a tre e poi galoppate con me! Uno, due, tre... Galoppate! Amici miei, galoppate con me! Solleviamo le ginocchia e saltiamo! Galoppiamo, galoppiamo! Come un cavallo corriamo! È divertente! Galoppate, amici miei, galoppate! Accanto ad ogni gatto veloci galoppate! Galoppate, galoppate! Di qua e di là andate! Continuate a galoppare! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Galoppate veloci, amici! Scommetto che lo sapete fare! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Galoppate solo un altro pochino! Siamo vicini alla nostra porta! L'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo superato i gattini sul monociclo! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Guarda, sembra che quel gatto voglia regalarti uno dei suoi piatti in equilibrio, Daisy. Ora lo tengo in equilibrio. Wow! Un altro piatto! E un'altra cara! Devono essere piatti magici in equilibrio che fanno comparire altri piatti. Più piatti provi a mettere in equilibrio, più ne compaiono altri. Dovresti portarli con te, Daisy. No, non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Guarda! La creatura dell'equilibrio! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! È il momento di impedire alla creatura dell'equilibrio di mettere in equilibrio tutte le cose del mondo! Wow! Guardate quante cose in equilibrio, amici miei! Indovinate un po' chi vive qui? La creatura dell'equilibrio! Di sicuro le piace equilibrare le cose! Ma una volta messi in equilibrio, ha sempre bisogno di qualcos'altro da equilibrare! Se solo ci fosse qualcosa che lei potesse mettere in equilibrio per sempre! Questi! Questi! Mi dispiace, Daisy! Non posso giocare con i tuoi piatti magici in equilibrio che ne fanno comparire altri! Sto provando a pensare a qualcosa che possa... Aspetta un momento! I piatti magici in equilibrio che ne fanno comparire altri! La creatura dell'equilibrio può farli stare in equilibrio per tutto il tempo che vuole! Avrà sempre qualcosa da mettere in equilibrio! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, creatura dell'equilibrio, guarda un po' questo! E
la creatura dell'equilibrio visse per sempre in equilibrio, felice e contenta. Ecco, ho messo a posto tutte le cose in equilibrio. Sembra che ci sia un'altra creatura dell'equilibrio in libertà. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo impedito alla creatura dell'equilibrio di mettere in equilibrio tutte le cose del mondo. Anche grazie a voi. Siete ancora nella vostra boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!